tutti ragazzi, benvenuti in questo piccolo video unboxing che non avrò neanche voglia di editare, quindi ve lo beccate così com'è, tanto dura molto poco. Unboxeremo questo oggetto misterioso, che ora è meno misterioso perché c'è il logo. Non dovrebbe servirmi neanche la cornice in realtà, ma ce l'ho lì nel caso. Vediamo se la carta viene via. No. Lo devo strappare. Va bene lo stesso. Wow, è una carta con un'altra carta. Intanto è scappato il gatto perché è un cagasotto. Eccolo qui, dice fare piano, praticamente qui c'è scritto di fare piano, è riassunto, e voi vi chiederete che cos'è questo oggetto? Probabilmente molti di voi in realtà già lo sanno, ora ve lo faccio vedere. Questo, ma c'è anche i cosi che non vi faccio vedere, sono spoiler. Questo è un green screen. Tra l'altro l'hanno cambiato, perché ora vi spiego. Ma questo si apre così, piano piano, appunto. Eccolo. Allora, è un po' storto perché probabilmente è stato tanto tempo piegato, quindi lo terrò un po' dritto. Voi direte, ma è blu! Cioè, avete ragione. Verde. E vi devo dire che tra l'altro sono molto soddisfatto perché il materiale è stoffa opaca, mentre me l'ero fatto prestare uno identico a questo in realtà, teoricamente doveva essere identico, ma ora ve lo faccio vedere. Guardate un secondo, lo vado a prendere. Questo mi è stato prestato da un mio amico, non sto ad aprirlo, però vi faccio vedere. Come vedete, questo è tipo plastica. Il colore è molto simile, forse un po' più scuro, un po' più verde scuro, però questo fa lo stesso rumore, ma è di stoffa. Questa è stoffa, non è plastica. E quindi, a parte che diventa elettrostatica, ma secondo me questo ha meno riflessi rispetto all'altro, quindi potrebbe funzionare un po' meglio. Potrebbe essere per questo che hanno cambiato il materiale. Quindi devo provare. Sono molto curioso di vedere se riuscirò a fare un bel green screen o blue screen meglio. Questo adesso lo lascio un po' aperto, sperando che i gatti non me lo graffino. E, beh, non so, andate sul mio canale principale, Manganime Sekai, e vedrete l'ultimo video uscito, non quello del Giappone, ma quello, il Monthly, è stato fatto con l'altro green screen, quello che vi ho fatto vedere adesso, quello che non ho aperto. Ed è uscito più o meno bene, devo dire. Vediamo se con questo riuscirò a fare ancora meglio. Ci proverò nel prossimo video, ovviamente, o farò prima delle prove. Quindi io già in realtà questo video doveva durare molto meno di così, ma direi che lo possiamo chiudere qui. Io vi ringrazio per aver guardato e vi do appuntamento ad un prossimo video. Ciao!